Inizia il nuovo anno accademico e tra ciò che volete fare potreste inserire anche qualche mese di studio all'estero con Erasmus. Se volete saperne di più, negli Atenei italiani stanno arrivando gli Erasmus Welcome Days, un'iniziativa promossa da Rete ESN Italia con l'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, la rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, Erasmus Welcome Day nasce l'anno scorso da una collaborazione, da un'idea dell'ex presidente di ESN Italia che appunto ha bussato alle porte delle istituzioni al fine di poter istituzionalizzare quelli che all'interno degli Atenei venivano già chiamati Orientation Days oppure Welcome Days o comunque settimane o giornate orientative al fine di introdurre e dare il benvenuto agli studenti stranieri che appunto arrivavano in Italia. Erasmus compie nel 2012 ben 25 anni. Intanto più di 2 milioni di studenti sono partite grazie al progetto promosso dall'Unione Europea, pur tra mille difficoltà. Abbiamo parlato del successo d'Erasmus, però purtroppo rimane ancora un privilegio per pochi a causa della borsa di studio. Sì, vedo dove vuole arrivare. È chiaro che una borsa di studio di 230 euro al mese è ampiamente insufficiente per vivere, già in Italia, figuriamoci all'estero. Questo è un dato di fatto. Non so come dire, le risponderei quasi da un certo punto di vista, le risponderei come si dice dalle mie parti, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco, uno dei maggiori ostacoli che incontrano gli studenti è proprio la ritrosia dei professori nel riconoscere gli esami e concederli, diciamo, ai loro colleghi stranieri. Come risolvere questo problema? Gli strumenti ci sono già, ecco, da questo punto di vista una nota positiva si può dare, nel senso che non bisogna inventare alcuna iniziativa o documentazione aggiuntiva. Gli studenti, come dicevo prima, hanno un learning agreement che è uno strumento condiviso da tutti i paesi partecipanti, che deve essere approvato prima della partenza, un piano di studi che le tre parti coinvolte concordano. Al rientro lo studente produce un documento ufficiale che riconosce quello che ha svolto all'estero, sulla base del quale i docenti in casa devono poi riconoscere quanto precedentemente concordato, sempre che lo studente si sia attenuto a questo piano. Quindi gli strumenti ci sono. A volte può mancare la volontà, non la volontà, forse l'apprezzamento della flessibilità, perché all'estero non bisogna cercare l'esatto corrispondente. Lo studente non deve fare all'estero quello che farebbe in casa, altrimenti potrebbe anche non partire. Ma un piano di studi deve essere flessibile, bisogna cercare di avere il meglio dall'istituto ospitante e il docente deve riconoscere l'ampliamento delle conoscenze del proprio studente, ovviamente nel suo ambito. Tuttavia, un po' di sacrificio viene ripagato dall'esperienza di crescita, di conoscenza, dalle maggiori possibilità di impiego e, perché no, anche dal divertimento. Qual è la distinzione di uno studente Erasmus? Cos'ha in più rispetto a uno che non ha partecipato? Beh, direi sicuramente la prima cosa è la lingua. Allora, sicuramente chi è andato all'estero in 6 mesi, 9 mesi, ha avuto il tempo di imparare anche abbastanza bene. Io ho visto veramente dei risultati piuttosto eccellenti, di imparare una seconda o terza lingua, di impararla veramente bene, in modo da scrivere, parlare ovviamente, comunicare in modo vero. E secondo, imparare che ci sono altre abitudini, altre culture, quindi un'apertura mentale. Un ragazzo, una ragazza che hanno fatto un Erasmus tornano cambiati. Uno dei motivi per cui fare Erasmus è il fatto che si può trovare lavoro con maggior facilità, abbiamo sentito. L'avete sentito perché diciamo che questo è il risultato di un certo numero di sondaggi che sono stati fatti, soprattutto presso i reclutatori delle imprese, grandi, piccole e medie, i quali cominciano a considerare da qualche anno, non molto, ma da qualche anno a questa parte, cominciano a considerare che il fatto di aver passato un periodo all'estero, di aver fatto un'esperienza, vuoi di studio, vuoi un tirocinio all'estero, sono dei punti positivi.